Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Allora, dato che su Instagram ho messo un sondaggio in cui vi chiedevo che tipologia di video volevate e i più quotati sono stati vlog wild, quindi vlog un po' alternativi, non dico se molto normali, ecco, e poi what I eat in a weekday, eccetera. Dato che di what I eat in a week ne ho preparati ben tre, uno snack version, snack edition, un altro, mi sa che ero molestato, un altro per il pranzo, un altro per la cena, ho detto ok, facciamo un vlog wild. Cosa andiamo a fare oggi? Sostanzialmente andiamo a comprare proprio le ultime cose che ci mancano per la cuccia di Atena, perché io e Romolo stiamo costruendo noi da soli, da zero, la cuccia per Atena, che non è una cuccia, una reggia, perché è veramente enorme. E niente, quindi vi porto con noi. In realtà abbiamo fatto tipo 80 euro di spesa l'altro giorno da Brico, quindi abbiamo comprato tutto, però ci siamo resi conto che mancano un pacchettino di viti lunghe. Non riesco ad aprire questa. Dicevo, con tantissimi utensili diversi andiamo a creare la cuccia di Atena. Ormai abbiamo quasi finito, dobbiamo pitturare giusto qualche parete, poi assemblare tutto e passare la gomma liquida, a proposito della gomma liquida, al tetto in modo da impermeabilizzarlo. Andiamo, non perdiamoci in chiacchiere, vi porto con me in questo vlog wild. Bambino 460, ultimo scontetto, grazie. Grazie. Grazie, gentilissima. Papà. La colazione del campione. Ah, infatti, a colazione non è pranzo, ricordiamolo. Comunque il Mac potrebbe pure pagarci per la pubblicità. Se ci riprendessimo ogni volta che andiamo al Mac potremmo aprire un canale solo di mukbang. Merendino. Merendino cosa? Ora andiamo a fare la cuccia. In pieni di energie. Adesso abbiamo recuperato le energie. Illustra quello che abbiamo fatto e quello che dobbiamo fare. Vieni anche tu da Legno Ferre. Questa è la cuccia di Atenina non assemblata. Questa è la cuccia di Atenina prefabbricato. Sì. Siamo partiti da cosa? Da zero. Siamo partiti da zero. Ma veramente da zero. Veramente da zero, mi suggeriscono. Siamo andati a rubare. Non è vero. Se il proprietario la riconoscesse, non è la sua. Vabbè, dietro c'è la pedana, insomma. Poi sopra abbiamo fatto base, tetto. Qui abbiamo inchiodato un sacco di tavole per fare la base grande, l'abbiamo pitturata. Quella invece non è ancora pitturata ed è una delle pareti. Il tetto invece sono tre fogli cannellati di abete. Perché noi vogliamo la qualità. Di abete vero. 200 euro di cuccia. Di abete, tutto il materiale riciclato, tranne il tetto. In pratica sì, adesso è tutto materiale. Tranne le viti, i bulloni. Tranne diciamo le viti, i bulloni, gli oggetti di congiunzione. Però è la parte del tetto, il resto è tutto materiale riciclato, signore. Questi paletti non sono riciclati. No. E nemmeno la base è riciclata. No, i paletti sono riciclati. Ma che stai dicendo? Ah, questi no. Ci mettiamo al lavoro? Sì, capo. Oddio, proprio se vogliamo essere pignoli. E facciamo i pignoli, dai. Ok. Facciamo i pignoli. Dove devo fare? Proprio qui. Io devo pitturare questo. Oh, me ne vado per la città. Oh. E sono dalla folla che non sa, che non vede il mio amore. Allora, io passo, mentre Romolo inchioda tutte le tavole possibili e immaginabili, passo questo qua che è l'impregnante color mogano abbiamo scelto, che è tipo rossiccio, su quella parete. E poi passo la gomma liquida che andrà a impermeabilizzare il tetto, che è quello lì grandissimo chiaro.
chiedo scusa. Ecco, così si aprì il canale di hobbistica. Facci vedere come premi quel trapano. Sono appena tornata a casa, Romolo doveva andare a controllare dei lavori alla sua azienda, quindi siamo tornati e io dovrei pranzare, ma sono così stanca, che penso che mi faccio una doccia e mi vado a coricare. In ogni caso io appunto mi vado a fare una doccia, anche perché puzzo di gomma liquida, benzina, di impregnante per legno, di un po' di cose sintetiche e chimiche, quindi oltre allo sporco e la polvere, i pezzi di legno che c'ho pure nelle mutande, quindi direi che necessita una bella centrifugata in lavatrice più che una doccia. Niente, sono a letto. Raga, sembro veramente la regina degli anziani. E comunque l'apparecchio, l'Invisalign, sta assolutamente stravolgendo la mia dentatura. Non so se si nota, i miei denti si stanno raddrizzando in una maniera atomica. Erano veramente stortissimi e sono irriconoscibile. L'unica cosa strana, che però mi fa ridere e anche, cioè, mi fa piacere, nel senso è una stranezza, ma non una stranezza brutta. Tipo, i miei canini stanno venendo fuori sempre di più e stanno venendo verso avanti e sembro un vampiro. Cioè, sono super evidenti e quindi questo. Se sentite un rumore molesto è perché ho il massaggiatore sotto le gambe ed è paradisiaco. Ah, mi sono alzata, mi è venuto il ciclo. E quindi sono qui con la borsa d'acqua calda perché io odio dover prendere delle pillole. Quindi tipo Brufen, Spasmex, chi più ne ha più ne metta, Buscofen per il ciclo, quindi cerco di farmi passare i dolori che nel mio caso sono veramente lancinanti. E poi il mio ciclo è stranissimo perché d'estate io sento zero, come se non ce l'avessi. L'unica cosa è che mi gira la testa, ovviamente, no, perché io appunto, dato che è come se non ce l'avessi, faccio le cose in maniera normale, quindi continuo ad andare al mare, faccio quello che devo fare, tanto io uso la coppetta. A proposito, se voleste comprarla vi lascio il link in descrizione, la maniera più ecosostenibile per affrontare le vostre mestruazioni. Comunque, parte questo. L'unica cosa appunto è che andando al mare così mi gira la testa, però la coppetta mi ha cambiato la vita e adesso posso fare tutto quello che facevo, cioè tutto quello che faccio quando non ho il ciclo. Posso andare al mare, posso stare in costume, posso mettermi costumi super sottili e nessuno vede niente, posso stare tranquilla di non sporcarmi. Vabbè, comunque, chiusa parentesi. Ah, in più mi ha aiutato anche con i dolori. Però mi gira la testa, mentre in inverno soffro veramente tantissimo, come se mi stessero bastonando sul basso ventre. Proprio soffro tanto, tanto, tanto. A volte addirittura non dormo la notte o mi vengono dei crampi fortissimi e sudo freddo totalmente. Cioè, nel senso, proprio sudo ma ho freddo. E quindi mi copro e continuo a sudare, proprio sudo freddo. Ed è una cosa veramente brutta, però volevo condividere con voi anche questo aspetto perché no, voglio dire. Comunque, sono qui anche per dirvi un'altra cosa. Nella mia info box io vi ho lasciato la mia pagina su Amazon in cui vi consiglio cose. Quindi ho creato la paginetta per la mia attrezzatura video e foto che mi chiedete sempre. Quindi c'è il cellulare che uso, la macchina che uso, macchina fotografica che uso. Poi c'è la custodia della macchina fotografica, l'SD che uso, tutto quello che uso. Insomma, il cavalletto, il treppiedi, quello che sto usando anche adesso, il treppiedi snodabile, il treppiedi fisso, cioè tutto, insomma. E che altro? Poi c'è la lista delle cose per Atena, quindi che uso per il mio cane, quindi croccantini, scatolette, la pettorina che è introvabile, io l'ho trovata su Amazon a un prezzo stracciato, il guinzaglio di cuoio, e poi la lista delle cose ecosostenibili che uso. Quindi voi, se andate nell'info box, trovate questa, la mia pagina su Amazon, insomma, si chiama Vetrina di Marina Cusato, e ci sono queste piccole liste in cui vi consiglio delle cose stratosferiche, ovviamente on the budget, cioè nel senso cose molto cheap, costano veramente poco, vabbè, a parte macchina fotografica, quelle robe lì, però le cose ecosostenibili costano pochissimo. Considerate che la coppetta costa 12 euro e vi dura 10 anni e non dovete comprare mai più assorbenti, eccetera eccetera. Poi cosa ci sono? Le cannucce d'acciaio, io non bevo senza cannucce. Poi cosa c'è? Un bicchiere fichissimo, insomma, tante tante idee molto carine, e anche per il fatto che si avvicina Natale sono anche delle idee regalo molto molto fighe, così fate felici qualcun altro e in più aiutate l'ambiente. Detto questo video si conclude qui, vi mando un grosso bacio, ci vediamo presto sempre su questo canale. Ciao!